Alessandro di Storyman. Sì, sì, ti vedo bene. Alessandro di Story, benvenuto ai nostri microfoni televisivi questa volta per parlare un po' della tua arte di scrittore e degli ultimi progetti che ti vedono protagonista. Andiamo a vedere un po' per sommi capi la tua arte di scrittore, come cominciò. Amo da sempre scrivere e questo ho fatto nella mia vita. Insegno a scuola, però mi è sempre piaciuto dedicarmi alla scrittura. Sono uscito già con quattro libri di poesie, un libro di monologhi teatrali, adesso sto scrivendo il secondo. E quindi diciamo che mi diletto nello scrivere, e piano piano, siccome si dice che la fame viene mangiando, e allora continuo a farlo con sempre più passione. Le tue poesie riguardano varie argomentazioni, vero? Sì, diciamo che nascono da un profondo processo interiore che va alla ricerca di emozioni da oggettivizzare, nel senso che se io devo comunicare qualcosa a qualcuno, questo tipo di comunicazione deve raccontare qualcosa non solo mio, ma che sia comune, deve entrare dentro le emozioni degli altri, e quindi è tanto importante la parola, l'uso della parola, quanto è importante il vestito che c'è intorno alla parola, che dà anche più senso e più significato al verso. E qui arriviamo a tutto il discorso sulla composizione poetica, che è importante quanto la scelta della parola. Tanto per fare un esempio, io non uso interpunzioni, segni di interpunzione, e questo determina una ricerca attenta della parola per far sì che il verso abbia un certo ritmo, una certa sonorità. E quindi, insomma, poi sono tutte cose che con il tempo si sperimentano e piano piano si raggiungono dei livelli sempre maggiori. Per adesso le mie poesie piacciono, speriamo che continui a scrivere poesie che piacciono alla gente. La passione per i monologhi invece come è venuta fuori? Ma io penso che il denominatore comune tra scrivere una poesia e scrivere un monologo è proprio la ricerca da una parte della parola, che in questo caso cambia vestito, perché si passa dalla composizione di un verso poetico alla composizione di uno scritto che ha altre caratteristiche, alle caratteristiche che praticamente il monologo rappresenta un incrocio tra una poesia, secondo me, detta proprio in soldoni, tra la poesia e il racconto. Ci sono dei ritmi, dei tempi, delle chiusure, delle riaperture in un monologo che devono essere da un certo punto di vista così pressanti nella lettura di questo monologo e quindi nello scrivere il monologo, dall'altra parte però devono dare anche un senso di respiro in chi le ascolta. Ho cominciato con monologhi che si riferivano diciamo più al sociale, e poi mi sono addentrato in monologhi lirici che si avvicinavano di più a tutto il discorso poetico. Fare un monologo è senz'altro diverso da scrivere una poesia, non è né più semplice né più difficile, è proprio tutta un'altra cosa. Ecco, i temi sociali sono un altro discorso che
vuoi approfondire da vicino. Nei tuoi libri lo hai fatto spesso? Ma non solo nei libri, io ho scritto un testo teatrale che si intitola Le Isole dell'Anima, che parlava della tragedia dei migranti, un testo teatrale che comprendeva una sonata, io ho fatto le musiche a questa sonata con degli musicisti bravissimi, un tenore, una soprano e degli attori che hanno interpretato benissimo quello che io nel mio scritto volevo raccontare e dire. Ecco, quindi questo discorso dei migranti a me sta molto a cuore perché sono anime che vanno via dalla loro terra e cercano di raggiungere una pace da un'altra parte, lasciando spesso gli affetti e le cose più care. E quindi questo è stato sicuramente una tematica che mi ha impegnato molto. I prossimi libri che usciranno possiamo anticiparli oppure dobbiamo ancora pazientare? No, guarda, il prossimo libro sicuramente sarà un collage di monologhi che sto scrivendo e che piano piano porterò in giro. E mi piace radunarli tutti quanti in una pubblicazione. Questa potrebbe essere, anzi, sarà la mia seconda pubblicazione di monologhi. Che sto completando e appunto mi piace offrire al lettore anche la possibilità di immaginare poi una sceneggiatura libera rispetto a quello che legge. E quindi è interessante anche per questo. Come vanno le tue attività associative e culturali? Perché tu sei occupato anche in associazioni culturali. Sì, le associazioni culturali per adesso hanno vissuto uno stop forzato, quasi quanto le nostre libertà chiuse dentro quattro mura di casa per ovvi motivi di Covid. E quindi piano piano c'è una ripartenza. Siamo ripartiti ultimamente con la terza edizione di un concorso letterario internazionale di cui io sono il direttore e con una giuria altamente qualificata e si chiama I colori delle parole, appunto già la sua terza edizione e intanto ripartiamo con questo e poi forse riusciremo a fare qualche serata a luglio, ma il grosso ovviamente ripartirà dal mese di settembre, si spera, se tutto quanto andrà bene. Questo ce l'auguriamo tutti, al di là delle mie serate. Fino a fine giugno, da quello che ho capito, invece c'è la possibilità di mandare dei testi a un concorso letterario che vede protagonista anche te in giuria. Sì, quello che ti ho appena raccontato, il concorso si chiama I colori delle parole. L'altro anno abbiamo fatto la premiazione il 10 ottobre ed è stata l'ultima premiazione in presenza di un concorso letterario che si teneva in Italia, perché dopo hanno chiuso tutti quanti. Noi abbiamo fatto questa scommessa, l'abbiamo vinta, ovviamente è stato fatto tutto nel rispetto delle regole dell'anti-Covid e siamo molto contenti di essere riusciti a farlo, perché da quel momento in poi, dal 12-13 ottobre 2020 in poi, qualsiasi premiazione di concorsi letterari si è svolta online. Che ovviamente, voglio dire, in una situazione del genere è l'unica cosa che si può fare, però preferisco il rapporto diretto con le persone che vengono a ritirare premi,
Non ci potevamo stringere la mano, è vero, eravamo con le mascherine, anche questo è vero, però insomma eravamo insieme. Artisti, scrittori che percorrono delle strade comuni hanno bisogno anche di vedersi, di scambiarsi delle opinioni, ma della presenza sicuramente ne hanno molto bisogno. Ci sono possibilità da qui a fine anno di vedere in teatro, secondo te, i tuoi monologhi adeguatamente rappresentati? Io spero proprio di sì, non sarà semplice perché penso che la ripartenza sarà un po' affollata e quindi cerchiamo di trovare gli spazi giusti. Io, come tu sai, perché ne abbiamo parlato anche di questo, ultimamente ho scritto un monologo, Lo sbaglio di essere diverso, Sì, che parla di problematiche sociali e anche molto sentite. Sì, parla di bullismo, in questo senso, in questo caso voglio dire, parla di bullismo Bullismo un po' omofobo particolare, omofobo, sì. ed è una cosa, insomma, abbastanza toccante, ma al di là dell'essere toccante o meno, cerca di far emergere una situazione, quella del bullismo, che non è soltanto riferita all'omofobia, ma poi viaggia purtroppo anche a 360 gradi e quindi riguarda molte situazioni di cui se ne parla anche addirittura a scuola, perché ci sono sempre più ragazzi bullizzati. Però questi ragazzi bullizzati, se non trovano poi un terreno all'interno del proprio percorso emotivo tale che riesca a ristabilire al loro interno degli equilibri, può degenerare, può sfociare in situazioni limite, addirittura a volte anche ultime, no? Le situazioni. E quindi io ho cercato in questo monologo di raccontare questa tragedia degli ultimi 20 minuti di un ragazzo che aveva preso una decisione estrema e ripercorre nei suoi ultimi 20 minuti gran parte delle tappe che l'hanno fatto più soffrire. E quindi nel dialogo che c'è con la società, con tutti quanti quelli che gli sono vicino o più lontano, con quelli che l'hanno amato e con quelli che l'hanno ferito, da questo dialogo emerge quanto c'è ancora da fare, sicuramente sotto questo punto di vista, per ristabilire delle situazioni che alcune volte sembrano sfuggire veramente di mano. Dopo l'estate, se tutto andrà bene, sarai occupato anche in altre presentazioni, dei tuoi libri a mo', diciamo, di spettacolo. Sì, abbiamo detto prima che ci sarà una rincorsa sul pronti via, apriamo tutto, ripeto, speriamo di trovare degli spazi adeguati, i progetti sono tanti, sicuramente ricominceremo a fare le serate a tema, dove saranno previsti, che ne so, storici dell'arte, critici letterari, attori, musica rigorosamente dal vivo, che ruotano attorno ad una tematica. Mi piace organizzare serate del genere perché penso che vogliono essere, spero che poi lo siano effettivamente, momenti d'arte condivisi in cui un aspetto viene
studiato e comunicato attraverso vari tipi di linguaggio, e poi è lo spettatore che fa la sintesi di tutte le situazioni che gli sono arrivate su lo stesso argomento. E poi ci saranno serate di lettura, di musica e lettura, insomma, ci stiamo muovendo per ricominciare bene e con il piede giusto. Andiamo a vedere, parliamo un attimo del tuo canale YouTube, dove queste cose, se ho capito bene, sono presenti e la gente li può vedere. Sì, il canale YouTube Alessandro Ristori che è da poco in funzione, in realtà io ho caricato non moltissimo perché preferisco, mi piace fino a un certo punto parlare attraverso così YouTube o altre piattaforme informatiche. Io mi spendo molto per fare degli spettacoli e cerco sempre il contatto vero con la gente. Amo stare tra le persone anche quando facciamo gli spettacoli, tant'è vero, molte volte non c'è una distinzione netta quando propongo degli spettacoli e quando allestisco degli spettacoli tra lo spettatore e chi fa lo spettacolo. Spesso siamo noi in mezzo alle persone che ascoltano. E questo anche per dare l'idea di quanto quanto è limitato il distacco che c'è tra chi comunica e chi ascolta. Quindi comunque su YouTube, per esempio, abbiamo caricato 24 ore fa questo monologo, Lo smaglio di essere diverso. Se l'andate a vedere sicuramente mi fa piacere, ed è sia in una versione smart di 8 minuti che una versione integrale di 22-24 minuti, che dovrebbe essere molto vicina alla stesura finale del testo che poi andrà in scena. E è tua intenzione, magari, se ci sarà occasione, di presentare, le tue opere, la tua arte anche fuori dal Lazio? Io, se succede questo, ne sono onorato. Io ho fatto già delle puntatine in Umbria, in Campania. Insomma, presentando i miei libri, sicuramente questo sarà possibile. Spero di riuscire a fare anche questo, però vediamo, insomma, se sarà possibile, molto volentieri, perché no? Vuoi aggiungere altre cose prima di lasciarci? Io voglio darvi soltanto un saluto, voglio ringraziare te per questa intervista, per la pazienza che hai avuto, ringraziarti per le chiacchierate che ultimamente siamo riusciti a farci, allargando veramente i nostri cuori rispetto a tante cose che ci siamo raccontati. E io spero di allargare anche i cuori di tanta altra gente che mi leggerà e rifletterà su tante cose che ho scritto, e così idealmente potremmo fare dei cammini insieme.